Osservando la naturalezza con cui l'uomo e il cane stanno insieme, appare chiaro il motivo per il quale essi vanno tanto d'accordo. E il fatto è che abbiamo molto in comune con questi animali. E l'ottimo rapporto che dura da millenni ne è la prova inequivocabile. In tutte le epoche storiche, nelle diverse culture, il cane ha sempre avuto il ruolo di compagno dell'uomo. In passato era soprattutto un utile e fedele accompagnatore nelle battute di caccia. Nel Medioevo possedere molti cani di razza costituiva un fatto di prestigio e una dimostrazione di potere. Da allora, l'uomo ha sempre sfruttato l'istinto di branco insito in questo animale. Il cane sorvegliava mandrie e greggi e serviva al contempo come protezione della proprietà e del nucleo familiare. Carpaccio, un pittore veneziano del Cinquecento, utilizzava il cane come simbolo della fedeltà e dello spirito di vigilanza, ma anche per indicare la sottomissione, la tenerezza. Spesso, nei quadri dei grandi maestri del passato, il cane incarna qualità e aspirazioni umane, diventando espressione di svariate condizioni di vita e di un gran numero di relazioni sociali. Con il mutare dei tempi, anche il rapporto fra l'uomo e il cane è andato modificandosi. Ancora una volta ne troviamo conferma nella pittura. Nelle sculture moderne scopriamo spesso la presenza di antichi elementi ripresi da culture diverse dalla nostra. Il cane a due teste dello Zaire rappresenta un'immagine del destino che ha trovato una collocazione nell'ambito dei processi giudiziari. Ogni singola scheggia di questa scultura in legno rappresenta infatti un diverso destino umano. L'amicizia tra l'uomo e il cane si fonda dunque su un rapporto di reciprocità. Ed è per questo che non tutti i cani sono adatti a tutti gli esseri umani e viceversa. Così come esistono uomini diversi, vi sono anche cani diversi. Ma se al cane non è dato di scegliersi un padrone, il padrone può scegliere il proprio cane. Contemporaneo impone al cane innanzitutto una grande capacità di adattamento.
osservare alcune coppie per rimanere colpiti dall'estrema somiglianza che accomuna i due compagni. Soprattutto se vivono da soli, si ha una grande conferma delle analogie e una curiosa somiglianza. Però è vero anche il contrario, cioè che una netta differenza serve ad equilibrare il rapporto. O un cane molto diverso serve forse a compensare qualcosa che al padrone manca. Purtroppo accade che il rapporto venga distrutto e il cane finisca in un canile. Qui gli animali restano soli, separati da proprietari irresponsabili che li abbandonano per strada, preoccupandosi solo di andare in ferie, o che trovano scomoda la responsabilità di dover provvedere ai loro fedeli amici durante l'assenza. Il cane non è né un giocattolo né un articolo di consumo, ma piuttosto un essere bisognoso di cura e di affetto da parte del padrone. Questi animali sono la prova vivente del fatto che al momento della scelta i rispettivi padroni hanno riflettuto troppo poco sul significato di un'alleanza tanto reciproca e importante. Al pari dell'aspetto, i bisogni e il carattere dei cani variano di razza in razza. Questi Cocker Spaniel, ad esempio, sono molto affettuosi e dipendenti dall'uomo, ma al tempo stesso hanno un forte bisogno di muoversi in libertà. I tratti distintivi di questa razza sono le orecchie pendenti e il pelo lungo, che richiedono molte cure e una buona dose di pazienza. Inoltre hanno sempre bisogno di tenersi occupati con qualcosa. Un cane completamente diverso è invece l'husky. Appartiene ad un gruppo di razze che hanno conservato intatta l'originaria somiglianza con i lupi. Il carattere di questo cane può essere meglio compreso ripensando alla sua provenienza polare di cane da slitta. Con gli husky è possibile evitare forme di conflitto facendoli vivere a stretto contatto con la natura. Si tratta di cani autonomi, indipendenti dall'uomo. Per questo motivo è necessario tenerli sempre legati. In caso contrario se ne andrebbero lontano. Nello scegliere un husky è inoltre importante ricordare che questi cani non abbaiano, ma ululano. E che proprio perché sono eccellenti marciatori, necessitano di lunghe passeggiate, 15 e più chilometri al giorno. I cani da utilità e da soccorso comprendono un gran numero di razze, ottenute grazie a pazienti in croce e sottoposte ad addestramenti che consentono loro di svolgere compiti anche molto difficili. Tutte queste razze vanno dunque appositamente allevate e addestrate allo scopo. Il primo compito della madre dopo la nascita dei cuccioli è pulire doviziosamente i propri piccoli. Le sue leccate servono inoltre a stimolare la circolazione sanguigna e a sostenere la pressione dei cuccioli. Il parto dura alcune ore. Ogni gravidanza reca infatti con sé una consistente cucciolata. Ogni neonato viene amorevolmente accudito dalla mamma.
La madre provvede non solo alla pulizia dei piccoli, ma anche a quella dello spazio circostante. Dopo il parto, la madre è esausta. Per i 5 cagnolini comincia invece la grande avventura della vita. Il secondo giorno i piccoli, ancora ciechi, dormono per la maggior parte del tempo. Uno dei cuccioli è riuscito ad allontanarsi, ma la madre si affretta a recuperarlo subito, poiché a questo stadio non saprebbe mai ritrovare da solo la strada del ritorno. La poppata è una nuova e ottima occasione per provvedere all'igiene personale dei cuccioli. I piccoli succhiano molto e crescono velocemente. Il quinto giorno sono già vivacissimi. Ma a questa età ancora non vedono e continuano a dipendere totalmente dalla madre. Trascorse 2 settimane, ecco che gli occhi dei piccoli si schiudono. Ora il contatto fisico reciproco assume un'importanza determinante. Osservando i cuccioli si possono già intravedere le prime differenze di carattere. E di giorno in giorno la loro debolezza e dipendenza dalla madre vanno diminuendo. Mese, i cuccioli cominciano ad esplorare l'ambiente circostante. Iniziano così anche i primi confronti fra fratelli. Ed è proprio grazie al contatto con i coetanei che i cuccioli accumulano esperienze importanti per la vita futura. Ma la madre resta ancora un punto di riferimento imprescindibile. A 7-8 settimane, i cuccioli sono invece pronti per essere allontanati dalla mamma. Ecco perché la maggior parte dei cani viene acquistata proprio a questa età. Ma come si fa a decidere? La varietà delle caratteristiche fisiche e caratteriali di questa cucciolata rende ardua la decisione. In genere vengono consigliati i cani dall'aspetto più sano, vale a dire i più grassottelli e vivaci. I cuccioli che si tengono a distanza e in disparte hanno un temperamento più difficile. Con il passare del tempo tendono infatti a rendere problematico il rapporto con il padrone. In ogni caso, spesso si finisce per optare per il cagnolino che ci abbaia di più. In fondo è il primo incontro e all'amore a prima vista non si può resistere, giusto? Nella prima fase della vita in comune, il nuovo proprietario dovrà assumersi il ruolo materno. Il cucciolo ha bisogno di calore e di sicurezza e solo così accetterà gli insegnamenti che lo attendono.
Innanzitutto è importante fornirgli una cuccia fissa e indicargli un luogo che appartenga esclusivamente a lui. Il punto migliore per la cesta è quello da cui il cane può godere un po' di pace e contemporaneamente partecipare alla vita familiare. Ben presto appare chiaro quale sia il primo insegnamento da impartire. Il piccolo deve imparare a non sporcare, non solo nella sua cuccia, ma anche al di fuori di essa. Ma come fargli capire che ha tutto il diritto di fare i propri bisogni, ma non in casa? Punirlo adesso, così presto, non avrebbe senso, poiché il cucciolo non comprenderebbe la ragione del castigo. La prossima volta spetterà alla giovane padrona stare più attenta. In fondo, riconoscere il momento giusto non è difficile. Basta prendersi la briga di osservare con amore il proprio piccolo amico per imparare a conoscerlo bene. In genere, quando il cucciolo mostra segni di irrequietezza, e ancor più se ciò avviene prima del pasto, significa che è giunta l'ora di portarlo fuori. Naturalmente, però, non farà i propri bisogni a comando. Innanzitutto vorrà esplorare i dintorni e annusare tutti gli odori che gli solleticano le narici, seguendone la pista. La proprietaria dovrà portare pazienza, evitando peraltro di allontanarsi, poiché in questo caso egli la seguirebbe automaticamente. La sua presenza serve anzi da rassicurazione e protezione. A operazione compiuta, il piccolo perlustra ancora un attimo i dintorni, imprimendosi particolari nella memoria. L'apprendimento viene naturalmente accelerato se si dà qualche coccola e complimento al cane. L'intero processo richiede, come sempre, pazienza e perseveranza. Ma già dopo le prime volte possiamo essere quasi certi del fatto che il nostro piccolo amico sa dove è lecito sporcare e dove no. L'uomo dovrebbe trattare il proprio cane con la stessa gioia e disponibilità con cui tratta i propri figli. Ma la disponibilità non sempre basta, e a volte la disciplina non guasta. Né ai bambini né ai cuccioli vanno concessi capricci e stizze. Per il cane il padrone è tutto: il sostentamento, l'esempio, la guida. È fondamentale quindi che il padrone si comporti sempre in modo corretto. Così facendo otterrà anche di educare se stesso attraverso il proprio cane. Educare il cane è fondamentale, soprattutto se si tratta di un cane che vive in città. Gli ordini seduto e a cuccia devono essere sempre rispettati, poiché nel traffico cittadino un giorno potrebbero salvargli la vita. Ma all'inizio è molto difficile,
E non tutti i comandi vengono imparati all'istante. Questo cane ha appena terminato il periodo di addestramento ed è ora in grado di eseguire un gran numero di esercizi. È importante che il cane esegua il comando impartito anche in una situazione di difficoltà o pericolo. Ma non tutti i cani hanno bisogno di un addestramento così avanzato. Sebbene anche l'esercizio più complesso diventi in fondo una forma di divertimento sia per l'animale, sia per il padrone. Gli aspiranti possessori di cani devono inoltre sapere che anche con noi i nostri amici a quattro zampe vivono secondo le regole del mondo da cui provengono. Non tutte le richieste di attenzione del cane vanno interpretate come risposta a un possibile senso di solitudine. Potrebbe infatti trattarsi del tentativo di verificare l'ordine gerarchico vigente nella famiglia Branco. Il fatto di essere ignorato non viene recepito dal cane come una punizione. Ma se la risposta del padrone è in qualche modo errata, l'animale si sente autorizzato a guardare gli altri componenti familiari come ha dei fratelli pari rango e prima o poi si scatena la lotta per la conquista del potere. In questo caso, se il messaggio di supremazia e superiorità non fosse giunto in tempo, il cane si sarebbe presto sentito il capofamiglia. La stessa importanza che i pasti rivestono all'interno del branco, la rivestono dal punto di vista gerarchico anche all'interno della casa di adozione. Il padrone deve essere consapevole che la richiesta di cibo da parte del cane non corrisponde a un vero stimolo di fame, bensì al bisogno di verificare i ranghi familiari. Se a questo punto gli venisse dato da mangiare, la cosa servirebbe solo a farlo sentire più importante. Per questo motivo è buona abitudine occuparsi del pasto del cane solo dopo aver terminato di consumare il proprio. Questo non significa che il cane debba trasformarsi nel maialino di casa, a cui vengono rifilati gli scarti dei nostri piatti, come le bucce di patate, croste di formaggio, resti di riso e pane, tutti alimenti di scarso valore per il cane. Le leggi del branco diventano più evidenti quando il nostro amico si trova in mezzo a una comunità più ampia, ad esempio in una famiglia con bambini. Se osserviamo bene, non è difficile scoprire in quale posizione gerarchica si trovino i membri della famiglia rispetto al cane. Per Leo, il capo assoluto è evidentemente il padre. È infatti a lui che si mostra disposto a cedere il giocattolo. Mentre i membri pari rango non lo ottengono facilmente. Il bambino viene invece trattato alla stregua di un cucciolo e proprio come un cucciolo egli può prendersi discrete libertà nei confronti di Leo.
I genitori faranno comunque bene a controllare che il figlio non arrivi ad abusare della tolleranza del cane. Il cane considera dunque la comunità entro cui vive come un branco, scoprendo subito di potervi svolgere un importante compito, tenerla pulita. Nel cane, l'istinto di coesione del branco è qualcosa di innato, qualcosa che l'uomo ha da sempre saputo sfruttare a proprio vantaggio. Esistono infatti alcune razze di cani particolarmente adatte a sostituire il pastore nei suoi compiti di sorveglianza. A una di queste appartiene Barry, un cane pastore per l'appunto. Per Barry, portare le vacche al pascolo è una via di mezzo tra un lavoro e un gioco. Le indicazioni fornite dal capobranco umano lo aiutano a tradurre meglio, in pratica, un istinto che già possiede in natura. Ma anche i cani non addestrati si preoccupano sempre di mantenere unito il proprio branco, in questo caso la famiglia, come la prova dimostra. Se i suoi amici umani si dividono, dopo qualche incertezza Leo finisce per seguire il capo, ma dopo un po'... Il continuo avanti e indietro di Leo è il tentativo di riavvicinare i due blocchi familiari e riportarli all'unità. Spesso, nel corso di simili passeggiate, Leo si rotola in acque sporche o in mezzo ai rifiuti. Per questo motivo è importante tenere pulita la pelliccia, eliminare eventuali parassiti intestinali ed eseguire vaccinazioni preventive che proteggano la salute del nostro cane e con lui dell'intera famiglia. Barry vive in una fattoria dove non vi sono soltanto uomini, ma anche altri animali. I gatti del fattore sono ad esempio legittimi abitanti del suo territorio. Spetta comunque al padrone fargli capire in maniera inequivocabile qual è il modo migliore per trattare con i piccoli micetti. Questi maiali sono appena arrivati alla fattoria. Barry le considera già parte del branco. Li annusa per conoscergli meglio e cerca di invitarli al gioco. Nonostante le difficoltà linguistiche di base, Barry si sforza insomma di verificare la posizione e il rango dei nuovi arrivati all'interno della comunità.
La presenza del capo uomo è indispensabile in questi primi contatti e tentativi di comunicare, poiché è fondamentale chiarire subito i possibili malintesi che potrebbero instaurarsi fra gli animali. Per il cane, le galline sono animali da predare. Tuttavia, in quanto abitanti di un territorio comune, egli sa che sono intoccabili e deve imparare a mettere da parte la voce dell'istinto. Questi vitellini non sono mai stati a pascolare nei campi. Barry, che in fondo è un cane ancora giovane, deve imparare a dosare le proprie abilità ed energie di cane pastore. Se non lo facesse, questi timidi bovini correrebbero il rischio di venire feriti da un suo eccesso di zelo. Far sì che fra il cane e i vitellini si instauri un buon rapporto è nuovamente compito del fattore. In quanto capobranco, il padrone dei cani può smorzare l'aggressività di Barry, tranquillizzando al contempo il vitellino impaurito. Rivolgendosi a entrambi, serve così a trasformare un potenziale attaccante in un fidato custode, il fattore riesce a normalizzare i rapporti. Per il cane, il territorio coincide con lo spazio entro il quale vive il suo branco e i confini vanno costantemente sorvegliati e difesi. Ma da cosa riconosce tali confini e come fare a mantenerli invariati? Per dare una risposta a questa domanda, abbiamo fatto un piccolo esperimento. In assenza di Leo, ecco che un altro cane, un forestiero, penetra nel suo territorio. È evidente che il nuovo arrivato non si sente a proprio agio. Ogni cane marca infatti il proprio territorio per mezzo dell'urina. E l'odore di Leo lo rende insicuro. Fra i punti da lui preferiti vi sono il vaso di fiori, i sassi del vialetto e l'albero. Quali informazioni contengano queste impronte odorose lo possiamo soltanto intuire. Di certo l'intruso riesce a farsi un'idea abbastanza chiara del tipo di cane che abita da queste parti. Dopo aver fiutato la pista di Leo, potrebbe anche avanzare inaspettate rivendicazioni di proprietà nei confronti del giardino. Come andrà a finire? Come si comporterà il povero Leo una volta tornato a casa? Le tracce lasciate dall'intruso lo agitano molto e lo spingono a rinnovare il rito della marcatura territoriale. Ecco che corre a depositare alcune gocce di urina qui e là. In ogni caso, l'istinto di proprietà di Leo nei confronti del giardino è fortemente compromesso. Ogni incontro fra cani che non si conoscono coincide con un enorme scambio di informazioni e segue schemi comportamentali ricorrenti. Uno dei modelli di comportamento dell'incontro è quello che abbiamo già conosciuto come rituale di demarcazione. Qui osserviamo una probabile superiorità da parte del cane nero. È il cane più forte a marcare per primo il terreno. La probabilità si trasforma in certezza quando i due si ritrovano muso a muso.
Il ringhio è stato giustamente interpretato come un minaccioso avvertimento che impedisce all'incontro di degenerare. Questa volta, invece, le cose vanno diversamente. L'interlocutore pare sicuro di sé e il suo scalpitare e marcare il terreno vengono interpretati come sfide. L'aria è carica di tensione. Una tensione che entrambe le parti esternano irrigidendosi sulle zampe e ringhiando, pur con qualche occasionale incertezza. In situazioni simili, soltanto una lotta può ristabilire le posizioni dei contendenti. Una lotta che spesso lascia profondi segni e a cui è possibile sottrarsi soltanto battendo in ritirata. L'incontro con questa femmina è ancora diverso. Al termine del rituale controllo olfattivo, il maschio cerca di instaurare un contatto fisico. Tanta attenzione non deriva da intenzioni d'amore. Il fatto è che fra i maschi e le femmine esistono grandi differenze di carattere e portamento. Molti prediligono queste ultime poiché vengono ritenute più sensibili, più fedeli e spesso anche più intelligenti dei maschi della stessa razza. Di sicuro la femmina un vantaggio ce l'ha. Non si blocca ad ogni sasso o angolo di strada per lasciare un'inconfondibile testimonianza del proprio passaggio. Nel periodo del calore, tuttavia, portare a spasso una femmina diventa problematico e bisogna prepararsi a disperdere il codazzo di cani che la seguono a distanza ravvicinata. L'odore di una femmina in calore, irresistibile richiamo sessuale, può essere avvertito in particolari condizioni atmosferiche fino a 8 km di distanza e dissuadere i maschi non è semplice. Se vuole evitare conseguenze indesiderate, il proprietario farà dunque meglio a tenere d'occhio la propria cagna. In tutti i casi, mai lasciarsi scoraggiare. Durante il calore, le femmine hanno particolare bisogno di moto e rinunciare alla passeggiata non è sano. Quando le avance del pretendente si fanno troppo insistenti o la disponibilità della femmina aumenta, si può interrompere il contatto obbligando gentilmente la femmina a sedersi. Ci siamo a lungo intrattenuti sul rapporto fra uomo e cane, ma non abbiamo certo dimenticato coloro che invece faticano a fare amicizia con questi animali. Chissà, forse non li capiscono, o magari ne hanno paura, o forse ancora sono stati morsicati da piccoli. Quando l'uomo incontra il cane, è importante che rispetti e assecondi i suoi rituali di avvicinamento. Questo San Bernardo è evidentemente sicuro di sé e certo della propria superiorità. Lo sconosciuto non deve mettere dunque in discussione la superiorità del cane, ma deve anche cercare di non mostrarsi impaurito.
rapporto è più semplice quando l'incontro avviene in presenza del padrone. È infatti a lui che il cane continua a rivolgersi in cerca di consenso. In questo caso lo sconosciuto viene accettato senza problemi dai due cani. Ma non tutti i cani sono così socievoli. L'amicizia Misha, non si può imporre Misha, a nessuno. Misha! Misha! Questa cagna si sente ad esempio troppo stretta nell'angolo e reagisce abbaiando. Il cane legato alla catena è un cane che difende energicamente il proprio territorio. Eppure anche il più aggressivo dei cani da guardia riconosce il proprio capobranco a cui si sottomette con gioia. Ancora più minaccioso e agguerrito è il cane tenuto prigioniero in una gabbia. Le orecchie dritte e le gengive scoperte sono segni inconfondibili del suo desiderio di attacco. Rabbonirlo a parole è perfettamente inutile. Il cane in cattività si accanisce anche contro un bambino, che perde la sua connotazione di cucciolo e diviene un semplice nemico. Cani del genere possono diventare realmente pericolosi, ma così deve essere, visto che dietro un cane cattivo c'è sempre un uomo a volerlo tale.